Siamo qui con Giorgio Barbario Corsetti, consulente artistico del Teatro di Roma, più impegnato nelle prove di Metamorfosi Cabaret, con Roberto Gandini, regista del laboratorio Gabrielli. I teatri sono ancora chiusi e i palcoscenici sono vuoti. Abbiamo una gran voglia, un gran desiderio di riempirli. Semplice performance, noi possiamo raggiungere un numero di persone, magari ci sono tantissimi contatti, il TDR online, io prima non ci capivo niente, adesso per disperazione. L'idea nasce da cercare di dare vita a questo bellissimo spazio. Intervista a caldo, come no. Procedono le prove? Bene. Io però ti posso chiedere un favore per quasi personale. Io voglio intervistare il ragazzo che sta recitando, vestito in questo modo. Va bene. Tu che cosa porti in Metamorfosi Cabaret? Diverse cose. Diciamo, la ragione del vestito è un monologo di Henry Müller. Uno sguardo sicuramente più leggero, più sorridente. Sì. Suonerò a inizio puntata e poi ogni tanto farò degli stacchetti onomatopeici. Cantante? Un pezzo che parla dei romani veri, pian piano sono stati spostati di generazione in generazione verso la periferia. In pratica noi saremmo delle persone che vogliono entrare dentro a Teatro Argentina. In pratica scansiniamo la porta del Teatro Argentina, entriamo dentro e tutti noi iniziamo a dire ma che cos'è, un museo? Poi vediamo le stanze, ogni porta c'è una stanza, un numero e pensiamo che sia un albergo. Sul palco dell'Argentina sempre un'emozione. Che dici? Un sacco. La magia può cadere, regardo mon pa. È tosto. Gli effetti di dominio pubblico sulla gente. Un po' tipo di Hollywood. A lui, come infatti.